Io personalmente sono un attimo triste di fronte appunto a queste ultime cose, perché questa riapertura si sta riaprendo con una dichiarazione base che è però il Green Pass ha funzionato, è andato proprio bene come strumento, no? Che mi rende tristissima perché quello che ci aspetta ovviamente non è la fine di tutto, ma è un mondo dove a livello scientifico ci torneranno i Covid, ci torneranno le pandemie, e se pensiamo che gli strumenti usati in questa occasione siano gli strumenti migliori possibili, senza usare questo tempo che abbiamo per ripensare a tutto quello che è successo e a vedere se era possibile, se è possibile una strada diversa. Ovviamente questa è la mia tristezza di base. E sul come poi io personalmente affronto la cosa, ti dirò, mi è piaciuta molto la sfilata di immagini che ho visto quando hai fatto partire il video, perché comunicava una cosa, che era un senso di cura. E penso che la parola d'ordine di questo tempo e del tempo a venire sia proprio prendersi cura. Prendersi cura a cominciare da me, a cominciare da ciò che mi sta intorno, e a cominciare poi via via a largo raggio di tutto quello che mi circonda. E sì, sicuramente con un senso di, al di là delle divisioni e al di là del concetto di bene e di male, essere centrati e prendersi cura, direi che è un bel leitmotiv da portare avanti. Posso solo dire che per mia esperienza diretta non siamo educati a vivere assieme, cioè non esiste proprio un'educazione a stare assieme, quindi nel momento in cui ci si ritrova. E mi piace il fatto che sia stato detto, ci si ritrova intorno a aspirazioni comuni. Ecco, il ritrovarsi assieme è già una cosa fondamentale, cioè crearsi una propria tribù ti permette di vivere in maniera più rilassata, perché ci sono delle parole che non devi più spiegare. Quindi sai che tra quelle persone parlare di amicizia ha un determinato valore, parlare di amore significa quella cosa lì, e non devi appunto andare a rifondare le parole su cui si formano la tua vita e i tuoi valori. E quindi il fatto di ritrovarsi insieme in una comune ha questo grandissimo vantaggio: ci si riconosce, non devo fare lo sforzo di dover ripresentarmi ogni volta. E dall'altra però richiede una continua vigilanza su cose come ad esempio il rapporto col potere, perché nel momento stesso in cui io vivo assieme alle persone e in condizioni di questo, come appunto un ecovillaggio, una comune o altro, la riflessione più grande è sempre: dove sono io, dov'è il mio potere personale e a chi lo sto cedendo, lo sto cedendo, sto cercando in qualche modo di emergere. O altro, sto cercando di in qualche modo appunto comunque farmi valere in maniere più subdole e non attraverso un farmi valere con la mia presenza. È un campo molto aperto dove ci sono tutta una serie di domande da farsi. Quindi la sensazione è che è bellissimo ritrovarsi intorno a un progetto comune, a un tavolo comune, però è altrettanto bello non perdere mai di vista l'educarsi ad essere entro un sistema di questo tipo qua. Parole sante.